Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo a Jakarta, in Indonesia. Sono esattamente nel cuore della città, un cuore veramente pulsante anche visto guardando il traffico, e devo dire, avendo ormai girato la città in lungo e largo, che questo angolo, ovvero questo paradiso, perché il centro è un paradiso, si differisce enormemente da tutto il resto della città. Qui non si ha l'impressione di essere in Indonesia ed è un'area veramente piccola, ristretta, non è proporzionalmente alla città, è meno del 5%, e qui veramente abbiamo un tocco di modernità. E vi faccio un po' vedere, abbiamo i grattacieli. Non sono altissimi come magari a Kuala Lumpur o in Cina, ma ci sono, sono modernissimi. Questi sono anche le sedi delle multinazionali, in primis delle banche e anche delle compagnie petrolifiche. Ci spostiamo più avanti e passiamo sotto la sopraelevata. Davanti, in questa direzione, vi è l'Indonesia Plaza, un immenso centro commerciale dove si trova di tutto, dall'abbigliamento all'elettronica. Ecco qua. Abbiamo trovato anche un autobus con dei passeggeri allegri che cantano, la cosa non era in programma. Ecco, davanti a me c'è il shopping town. Andremo lì dentro a vedere, siamo già andati a vedere diversi shopping center, essenzialmente sono tutti uguali. Questo credo sia meno interessante perché meno folkloristico, probabilmente essendo centrale sarà uguale a quelli che si incontrano a Kuala Lumpur, a Shanghai e compagnia bella, modernissimo. Ok ragazzi, io vi saluto con questa bellissima inquadratura. E sta arrivando anche il classico temporale con i monsoni. Qui ci sono le piogge, a dire la verità sono piogge che durano pochissimo e non servono solamente a sbollire un po' la calura, non fanno nulla di male. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire queste entusiasmanti puntate di Te la do io l'Indonesia. A presto, ciao.